c'è un argomento che tecnico numero 6, approvazione schema di convenzione per gli edifici esistenti negli ambiti agricoli, che prevederei l'assessore Bassi di illustrare brevemente. Nel piano di governo del territorio che abbiamo approvato qualche mese fa, è prevista la possibilità di riconvertire edifici agricoli esistenti, già esistenti, anche ad usi diversi. E per questo il PGT richiede un permesso di costruire convenzionato. Cosa vuol dire? Che la possibilità di riconvertire questi fabbricati ex agricoli esiste, ma deve essere comportato col comune, diciamo, in un certo senso, la regolamentazione di alcuni aspetti, nel senso che gli edifici residenziali, per esempio, devono essere forniti di acqua potabile, le fognature, bisogna fare la raccolta dei rifiuti, il taglio della neve, tutte queste cose qua. Ora, se io prendo un edificio agricolo, un edificio rurale che normalmente è esterno alla zona abitata, e lo riconverto ad uso abitativo, il proprietario in un futuro potrebbe venire a chiedere, diciamo, di portargli questi servizi fuori casa. Ovviamente comporterebbe delle spese enormi e non sostenibili. Per cui la convenzione riguarda sostanzialmente questo tipo di aspetti, la regolamentazione di questo tipo di aspetti. Ora noi approviamo uno schema di convenzione, quindi l'impostazione di questa convenzione, la troviamo in Consiglio Comunale, poi permesso di costruire, per permesso di costruire, va calibrata sulla situazione particolare. Però diciamo che le parti indispensabili, le parti che sono fondamentali di questa convenzione sono, per esempio, sono l'articolo 6, i concessionari, cioè i proprietari che richiedono cambio di destinazione, danno atto che l'intervento si trova in zona non urbanizzata, sollevando il comune da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancanza totale o parziale di tutti o alcuni servizi specificamente classificati come urbanistici. Analogamente, solo il comune ha responsabilità derivante dal venimento di servizi eventualmente in essere all'atto della concessione della presente convenzione. La realizzazione di nuove strade di accesso al fabbricato, anche se realizzate su proprietà comunale, sono da considerarsi a carico del concessionario, così come la futura manutenzione delle medesime. Il comune non assume alcun impegno nello smaltimento dei rifiuti, fornitura di acqua potabile, taglio e sgombro della neve. Ecco, questo qua, diciamo, è un po' il concetto, nel senso che io ti consento di, poi c'è il discorso della fognatura, eccetera, io ti consento di recuperare il tuo fabbricato che era diventato un servizio, però non ho alcun obbligo di venire a portare fuori casa tutti i servizi tipici invece dell'urbanizzato, del nucleo urbanizzato del paese, insomma. Quindi questa è sostanzialmente l'approvazione di oggi, quindi la convenzione, uno schema di convenzione per il recupero degli edifici esistenti in ambiti agricoli non più destinati all'utilizzo agricolo. Ci sono delle domande, richieste, chiarimenti. Pongo in votazione favorevoli. Ci vediamo in sala, ci vediamo.